Ciao Watermelons e benvenuti in questo nuovo video della rubrica dedicata al mondo Lego. Ho finalmente ritrovato il telecomandino dei LED e vi volevo far vedere che praticamente funziona peggio degli altri telecomandi trovati a random. Non so per quale motivo, inizialmente funzionava bene e adesso invece va a random, i colori sono tutti invertiti e adesso vi faccio vedere. Se premo il rosso, per esempio, ecco qua che viene il verde. Se premo il verde, ecco che viene il blu, e se premo il blu, viene il rosso. Che bello! E in tutto ciò la mia bellissima bruciatura sul mio amico pollicione. Non se ne vuole ancora andare. Comunque, oggi andiamo a costruire le combinazioni restanti di questo set Lego Creator 31050. Non entra nell'inquadratura, quindi devo farvelo vedere così, ma vabbè. Le combinazioni che ci sono rimaste sono queste e eravamo rimasti d'accordo di costruire una combinazione in ogni video, ma queste sono molto molto semplici, sono molto meno elaborate rispetto a quella che abbiamo visto l'altra volta e secondo me potrebbe essere un po' pesante dedicare un intero video ad una sola combinazione, quindi ho deciso per questa volta di racchiudere le due combinazioni in un unico video. Quindi innanzitutto distruggiamo questo e poi andiamo a costruire le altre combinazioni. E adesso andiamo a creare questo. La seconda combinazione è finita e adesso andiamo a vederla più nel dettaglio. Devo dire che sembrava un po' più bruttina dalla scatola, invece dal vivo è davvero davvero carina e credo che questo sia un negozio di fiori, visto che ci sono fiori qui e visto soprattutto che il commesso barra commessa ha questo coso che non so cos'è sinceramente, uno spray? Un annaffiatoio? Boh. Comunque ho detto commesso barra commessa perché per ora ci ha fatto scambiare soltanto la parrucca col cappello, quindi il viso... ciao, questo coso che continua a partire, ma vabbè. Il viso della bambina è rimasto qui col cappellino, mentre il commesso semplicemente si è tolto il cappellino e si è messa la parrucca, non lo so, ma mi inquieta leggermente la minifigure. In questo modo, infatti avrei tipo preferito il contrario, ma vabbè. Comunque adesso vediamo l'edificio più nel dettaglio, intanto chiudiamolo. Questa è l'entrata, presumo, visto che ha quest'insegna con i fiorellini, il mini balconcino con i fiorellini, molto carini anche questi, mi piacciono tantissimo. Qui c'è l'entrata, la porta, ecco qua, belle anche le luci messe così, questa recinzione. Di lato è così, mi piace tantissimo l'effetto dei mattoncini in questo modo, molto molto carino. E l'altra volta si è staccato l'estintore, adesso si stacca il parchimetro, bene. Non mi piace tanto questo cosino qui, che credo sia anche di qua, ecco sì, e anche qui. Non mi fa impazzire ad essere del tutto sincero, ma vabbè. E questo è il retro, mi piace tantissimo perché c'è il parchimetro, eccolo qua, è a dir poco stupendo. Poi la finestrella, la porta, bellissima questa porta così. Poi qui c'è un'altra luce, credo, questa penso sia una pianta con un fiore. La tenda questa volta non è più rosso bianca, ma è
alternata in questo modo, molto carina anche per cambiare. Questa è la parte superiore che adoro tantissimo, sempre per queste vetrate che si alzano, mi piace davvero tantissimo questa cosa. E adesso apriamo e vediamo dentro. Ecco qua, questo è l'interno. Qui c'è questa luce, ecco qui, che si può anche muovere, cioè ve lo stavo facendo vedere così, ma vabbè, ecco qua c'è questa lampada, questo faretto che si muove. Qui c'è questa sorta di tavolino con tutti gli accessori, non so, va un po' a interpretazione, ma vabbè. Qui c'è il tavolino, qui c'è la cassa, il bancone con la cassa. Qui c'è questa parte vuota che possiamo riempire staccando questo, ecco qua, e mettendolo qua attaccato così. Questa è una cosa stupenda a mio parere, perché possiamo far finta per esempio che sia il banco da esposizione dei fiori e delle piante, e magari quando il negozio è aperto lo mettiamo fuori in esposizione in bella mostra, mentre quando il negozio chiude lo mettiamo all'interno. Questa è una cosa secondo me favolosa. Anche questo devo dire che è davvero molto carino, però è un po' striminzito, diciamo, si estende più che altro in larghezza, mentre in altezza, come vedete, è piuttosto piccolo. Comunque adesso smontiamo anche questo e andiamo a montare l'ultima combinazione, che poi, piccola parentesi, nel libretto lo fa vedere in questo modo e quindi non si capisce tanto bene cosa possa essere, mentre nella scatola lo fa vedere diversamente e fa vedere questo coso appoggiato così sul tavolino. In questo modo prende tutto un altro significato, perché appunto sembra un vaporizzatore, quindi come cosa ci sta anche di più. Ecco qua la terza combinazione, quindi iniziamo subito. E anche questo è fatto. Partiamo prima dagli omini, ecco qua, questa volta sono in questo modo e non so per quale oscuro motivo, ma Lego in questo caso si rifiuta di scambiare le facce e mettere tipo lei come adulta, la bambina come adulta. Sì, effettivamente ha proprio queste lentiggini per far finta che sia una bambina, ma a mio parere ci sta tutta anche come adulto. Comunque andiamo a vedere l'edificio, eccolo qua, e ragazzi è qualcosa di favoloso, mi piace davvero davvero tantissimo. Intanto guardiamo velocemente l'edificio da fuori e devo dire che anche questo è a dir poco bellissimo, anche se presenta alcune cose non molto belline. Per esempio questo pezzo fuori è un po' strano. Anche qui, come vedete, ci sono questi buchi, non è proprio il massimo, ma appunto qui ci sono due attacchi fatti apposta per poter attaccare questo edificio con un altro modulare, con un altro edificio, quindi questa parte non è molto curata proprio per quello, perché tanto una volta che uno la attacca sparisce e non si vede. Poi c'è il retro, vabbè, anche qui questa cosa non è che torna poi tantissimo, non è favolosa, però anche qui stesso discorso, questo va dietro, non si vede, quindi occhio non vede, cuore non duole. Comunque questa invece è l'altra parte laterale, che è molto molto carina e molto curata, ragazzi, è stupenda con questa tendina qui, i fiori immancabili, le finestre. Poi ci sono anche le varie decorazioni, ma questa è la parte che più adoro, il semaforo, mi piace da impazzire, guardate quanto è bello, io bollo, adoro alla follia. E poi comunque anche nella parte frontale, devo dire che questo set è davvero carino, c'è la porta, qui c'è questo cosino con un altro fiore sopra, qui abbiamo il mini balcone, favoloso, mi piace tantissimo, anche qui con le piantine e fiorellini. La porta finestra e poi questa è la parte superiore. Adesso giriamo perché questa parte
Si apre, come se non bastasse, davvero bella anche questa cosa. E possiamo vedere all'interno le stanze. Qui abbiamo, vediamo più da vicino, abbiamo una sedia con una lampada. Non saprei. Sì, sembra una lampada. E salendo di sopra c'è la camera con il letto. Questo sinceramente non ho ben capito che cosa è. Se è un televisore, sinceramente non ho capito, provate a dirmi voi che cosa è. Questo, a differenza di quello che abbiamo visto prima, non si estende in larghezza ma si estende in altezza. Comunque guardiamo le combinazioni e io, ragazzi, credo che terrò questa, perché comunque è la più grande, utilizza praticamente quasi tutti i pezzi, si estende sia in larghezza che in altezza, quindi è anche perfetta per la mia città, visto che per ora ho pochissime cose. Comunque, Watermelons, voglio sapere ugualmente qual è la vostra combinazione preferita, quindi fatemi sapere nei commenti se preferite la combinazione 1, la numero 2 o la numero 3. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piacione, condividetelo con i vostri amici e, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche in modo da rimanere sempre aggiornati sulle nuove pubblicazioni che farò. Io per adesso vi saluto e vi do appuntamento col prossimo video. Ciao!